Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari in primo piano. Torniamo sulla morte dell'operaio 78enne deceduto ieri a Bari mentre lavorava all'impianto antincendio in un box condominiale. La procura apre un fascicolo e indaga il titolare del garage. Omicidio colposo è l'ipotesi di reato con la quale la Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario del box dove ieri un operaio di 78 anni, Giuseppe Cianciola, ha perso la vita mentre lavorava allo smantellamento di un impianto antincendio di un garage privato in via Tenente Pilota Licio Carri. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della squadra volante della Questura, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa da una grossa bombola invisa di gas inerte a seguito dello scoppio che ha provocato un grosso spostamento d'aria, un serbatoio pesante più di 100 kg che non ha lasciato scampo all'ex idraulico. L'incidente è avvenuto attorno alle 10 del mattino sotto gli occhi di alcuni testimoni che hanno avvertito un forte boato. Il bombolone era piazzato all'esterno del box, la valvola distante qualche metro. Contestualmente si indaga sulle condizioni di lavoro della vittima che probabilmente operava in nero e forse in quel momento per conto dello stesso titolare del garage. Per la procura è chiara la dinamica dell'incidente, per questo non è stata disposta l'autopsia sul 78enne che, per chi lo conosceva dopo la pensione, continuava a fare lavoretti privati. Era agli arresti domiciliari per maltrattamenti. Il professionista di Sant'Eramo, sposato con Michelle Baldassarre, la 55enne igienista dentale, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in una campagna alla periferia della cittadina barese nel tardo pomeriggio del 9 febbraio. L'elemento è saltato subito agli occhi dei carabinieri della compagnia di Altamura che indagano sull'accaduto. Sotto il coordinamento del sostituto procuratore Baldo Pisani, sul corpo della donna sono stati effettuati prelievi per le indagini tossicologiche. Cambiamo argomento, candelabri spenti sul lungomare di Bari, che anche quest'anno aderisce alla campagna Mi illumino di meno. Ce ne parla Raffaella Di Renzo. Andiamo avanti con il nostro servizio, i nostri servizi, ve lo riproporremo tra pochissimi minuti. Questa mattina i progettisti del sistema Bus Rapid Transit Architecna hanno presentato al Comune di Bari il progetto di fattibilità dell'opera che sarà oggetto di gara sia per le successive fasi di progettazione sia per l'acquisto dei bus e la realizzazione delle infrastrutture. Il sistema è costituito da quattro linee, tutte realizzate in sede riservata con preferenziazione semaforica per una percentuale superiore all'80%, pronta per la conferenza di servizi preliminare, a conclusione della quale sarà approvato il progetto e indetta la gara di appalto integrato. Dal lavoro all'autonomia differenziata è partita a Bari la mobilitazione nazionale della UIL con il segretario generale Pierpaolo Bombardiere. Il servizio. Noi abbiamo scelto di fare un giro e di avviare un percorso di mobilitazione su tutte le regioni, in tutte le aziende. Stiamo facendo assemblee e questa è la prima assemblea che facciamo su un territorio. Ne abbiamo fatto 2 giorni fa in una fabbrica perché pensiamo di dover parlare con la nostra gente, ascoltarla soprattutto, per poi rappresentare al governo le difficoltà che incontrano. Spesso ci raccontano che in questo paese va tutto bene e questo è vero per la produzione, è vero per le aziende. Il PIL cresce, la produzione aumenta. Ma la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici è sempre peggiore. È necessario che il governo ascolti i cittadini, che dia risposte. Abbiamo chiesto interventi sul cuneo fiscale, di detassare gli aumenti contrattuali, ma finora non sono arrivate risposte adeguate. Il segretario nazionale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, interviene all'Assemblea regionale dal titolo Diamo voce al paese reale, una mobilitazione che parte dalla Puglia e che tocca diversi temi, dall'autonomia differenziata alle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. E si parla anche di morti sul lavoro, in riferimento solo l'ultimo, purtroppo in ordine cronologico, e sull'uomo di 78 anni che nella giornata di ieri ha perso la vita a Bari mentre lavorava all'impianto antincendio di un box. Ieri purtroppo in questo territorio un uomo di 78 anni ha perso la vita sul lavoro perché era costretto a fare dei lavoretti. Abbiamo fatto 2 incontri con il governo, abbiamo chiesto al governo, alla ministra di decidere. È finito il tempo delle chiacchiere, servono i fatti concreti perché in questo paese continuano a morire 3 persone al giorno. E sulle vertenze che pendono sulla regione torna il commissario straordinario UIL Puglia Emanuele Ronzoni. La regione Puglia giustamente rivendica più attenzione,
Ci sono oltre 50 vertenze aperte in questa regione per le quali ancora non ci sono risposte. Noi stiamo chiedendo alla regione e alle controparti di dare delle risposte concrete. C'è un problema legato all'occupazione, c'è un problema legato ai salari, i salari della Puglia sono più bassi rispetto ad altre regioni d'Italia, c'è un problema di assistenza, c'è un problema di sanità. La Regione Puglia ha deciso di impugnare alla Corte Costituzionale la norma sul dimensionamento scolastico che prevede l'accorpamento e la chiusura delle scuole con meno di 900 studenti iscritti. L'incarico è stato affidato all'avvocato Marcello Cecchetti. La parte impugnata, spiegano dalla Regione, riguarda il dimensionamento scolastico e le disposizioni tutte conformative in termini vincolanti delle potestà legislative e amministrative spettanti alle Regioni nella materia di istruzione. Devono ritenersi costituzionali. Illegittime. E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione social, dove c'è per noi Italo Cinque Palmi per gli aggiornamenti dal nostro sito. Italo, buonasera. Buonasera Cristina, allora sono accusati di maltrattamenti, aggressioni, lesioni, percosse, minacce e vessazioni nei confronti di donne e loro conviventi. Per questo 35 uomini sono stati sottoposti alla misura della sorveglianza speciale. La richiesta avanzata dalla questura di Andria è stata accolta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari. La misura, spiegano dalla questura, serve a prevenire che la spirale di violenza già intrapresa possa sfociare nella commissione di reati più gravi. E andiamo avanti, i lavori sulla statale 16 tra Torre a Mare e Mola sono cominciati qualche giorno fa e proseguiranno sino alla fine di marzo. Senza interruzioni anche nei weekend. Il cantiere in riguarda 4 chilometri, ma l'intera statale sarà rimodernata. L'idea di ANAS è continuare non stop fino a fine marzo per poi interrompere ad aprile per Pasqua. I lavori riprenderanno dopo il 1 maggio, ma si interromperanno nei weekend per garantire la circolazione su 4 corsie. E chiudiamo, è stata inaugurata la presenza del governatore Michele Emiliano alla biblioteca Mauro Giovanni a Carbonara, una delle 11 a Bari del progetto Colibri, rete delle biblioteche di Bari. La sede è intitolata Vito Mauro Giovanni, uno degli intellettuali baresi più apprezzati, e si trova all'interno della scuola De Marinis. Sono previsti eventi culturali, di comunicazione, musicali, artistici, poi ancora festival, letture animate, cineforum e letture circolari. Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona serata. Grazie Italo Cinque Palmi, torniamo sui nostri servizi, candelabri spenti sul lungomare di Bari che anche quest'anno aderisce alla campagna Mi illumino di meno. Sentiamo. Mi illumino di meno è la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che, puntuale come accade ogni anno ormai dal 2005, anche in questo 2023 è arrivata. Il nome dato all'evento, che si rifà alla famosa poesia di Giuseppe Ungaretti, nasce da un'iniziativa di Rai Radio 2 del programma Caterpillar con l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Testimonial d'eccezione con la sua personale esperienza di vita in barca, Soldatini ha portato al Politecnico la musica del mare, una performance originale per violoncello solo, sulle note di John Sebastian Bach e altri compositori. L'iniziativa è cresciuta in modo esponenziale grazie anche all'adesione di scuole, comuni e città e dallo scorso anno, il 27 aprile 2022 per la precisione, Mi illumino di meno è stata ufficialmente riconosciuta dal Parlamento italiano come giornata nazionale, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili. Per contribuire all'iniziativa sul risparmio energetico e sulla razionalizzazione dei consumi e invitare tutti i cittadini ad adottare stili di vita maggiormente sostenibili, questa sera dalle ore 19 alle ore 21 saranno spenti i candelabri ornamentali del lungomare Nazario Saro e Imperatore Augusto nel tratto compreso tra Piazza Gramsci e Piazza 4 Novembre, a testimonianza della necessità da parte di tutti di adottare dei comportamenti più sostenibili. Un asilo nido nel quartiere del Policlinico di Bari, è stato firmato un protocollo d'intesa fra azienda consorziale e comune. Vediamo. Un asilo all'interno del quartiere ospedaliero. L'azienda consorziale Policlinico e il Comune di Bari firmano un protocollo d'intesa utile per l'avvio dei lavori per la realizzazione di un nido aziendale per bambini in piazza Giulio Cesare. L'intervento consisterà in lavori di adeguamento normativo e funzionale dei quali si occuperà il Comune in una struttura già esistente del compendio ospedaliero. Il costo dei lavori sarà di 1.200.000 euro, di cui 120.000 euro per gli arredi interni ed esterni. L'intervento infatti abbraccerà anche un giardino. La
asilo ospiterà 20 bambini e sarà aperto da mattina a pomeriggio con una quota scelta tra gli interni, dipendenti o pazienti lungodegenti e un'altra per tutta la cittadinanza. I lavoratori potranno avere il proprio bambino accanto, vicino, e forniremo alla città un altro servizio per l'infanzia. Abbiamo già 11 asili nido nella nostra città che sono aperti fino alle ore 18 con i fondi del PNRR e con ulteriori risorse che siamo riusciti a reperire, ne apriremo altri 11 in modo da rispettare quella percentuale che è prevista dall'Unione Europea del 33% di posti per i bambini 0-3 anni. L'apertura del quartiere ospedaliero alla città rientra in un piano più ampio voluto dalla Direzione Generale per una migliore integrazione con il resto della città. In quest'ottica in futuro si consentirà anche ai runner e agli atleti di fruire di un percorso benessere nelle aree a verde dell'ospedale. Noi abbiamo con il Comune di Bari un dialogo costante e vogliamo che effettivamente i nostri cittadini riconoscano il Policlinico non come un corpo separato, ma come uno spazio da vivere, uno spazio da utilizzare anche al di là di quei momenti di fragilità. Nuova iniziativa della LILT Puglia nell'ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa Italiana all'interno della ex caserma briscese di Bari. Questa attività che vede l'IRT e il Pirata Pinerolo si arricchisce di un altro attore molto importante, che è il Corpo Militare della Croce Rossa Militare, che ha montato qui da qualche settimana una struttura campale ospedaliera che è unica in Italia, con la quale abbiamo fatto molte attività e che si presta perfettamente per questo screening. Durerà un mese, la LIT si è messa a disposizione con i suoi medici per fare uno screening, ma anche attività di formazione a favore dei militari e delle loro famiglie. Militari da Pinerolo è una cosa molto molto importante, perché da comandante io ho il dovere della salute dei miei uomini e delle loro famiglie, perciò la LIT mi aiuta molto in questo e sono certo che sarà un successo e soprattutto sarà il primo di altre attività analoghe. Sinergia con l'esercito e con la Lega Italiana Tumori all'interno di questo ospedale del Corpo Militare della Croce Rossa che abbiamo mantenuto appunto allocato proprio per fare questa iniziativa di prevenzione in un momento in cui anche a seguito e per colpa della pandemia molte delle patologie che comunque risentono di una diagnosi precoce sono state trascurate da tutti noi cittadini. Questo perché dobbiamo cercare davvero di creare una sorta di alleanza concreta per i benefici che può trarre una prevenzione rispetto a quello che è accaduto in questi 3 anni di pandemia, dove sono state trascurate proprio le patologie oncologiche. Queste hanno avuto una esacerbazione che è ingiustificabile, perché parliamo di una malattia guaribile ma che non diventa più guaribile nel momento in cui viene meno la prevenzione e la diagnosi precoce. Quando vedremo che ogni giorno 1071 italiani si ammalano di cancro, hanno la diagnosi di cancro, compresi i giorni festivi e prefestivi, che lo scorso anno sono stati oltre 390.000 i nuovi casi di cancro, di fronte ad una malattia che è guaribile e noi ci fermiamo, abbiamo bloccato anche gli screening e ci stiamo ancora a chiacchierare, discutendo poi di che cosa? Della vita della persona. Condizioni di degrado per l'ex mercato Guadagni nel quartiere Madonnella, se ne è parlato questa mattina in seconda commissione a Palazzo di Città. Vertice di Amio Puglia, assessori ai lavori pubblici e al commercio Galasso e Palone, ascoltati in seconda commissione questa mattina a Palazzo di Città per relazionare sul futuro dell'ex mercato Guadagni, la struttura di Piazza Balenzano per capirci, in attesa ormai da anni di seri interventi di riqualificazione. Un momento per fare il punto sulle condizioni di un mercato in totale stato di degrado. Le attuali condizioni del mercato sono a dir poco indecenti. Quello che bisogna fare è agire immediatamente per ripristinare il decoro igienico-sanitario della struttura, una struttura che paradossalmente negli ultimi tempi ha visto l'aumento dei visitatori, perché quella zona centrale di Bari è diventata una zona dove proliferano anche bed and breakfast. Interventi strutturali attesi da tempo dunque, ma quello che viene chiesto con urgenza è la pulizia del mercato, cui Amio Puglia dovrebbe provvedere già nei prossimi giorni. I tempi chiaramente saranno brevissimi
È stata approvata in giunta già una delibera di adeguamento degli impianti tecnologici per il mercato di Piazza Balenzano e di Corso Mazzini. È in partenza un accordo quadro che andrà a snellire quelli che saranno le procedure appunto per i lavori straordinari di ordinaria amministrazione. Per la pulizia è chiaro che è necessario farla, verrà fatta nell'immediatezza, è stata già fatta tempo fa con una pulizia della pavimentazione, adesso interverremo per risolvere il problema dei colombi, che è un problema comunque che abbiamo su diverse strutture pubbliche in generale. E adesso ci spostiamo a Taranto per una buona notizia sul fronte dell'occupazione. Battaglia vinta di 40 operatori ex Sanita Service verranno assunti dall'azienda. Il servizio di Angelo Ingenito. Si è conclusa positivamente la vertenza degli oltre 40 operatori ex Sanità Service in presidio dalle 9 davanti al Tribunale di Taranto, in attesa degli sviluppi del ricorso presentato presso la sezione lavoro. Firmate infatti le transazioni per la loro assunzione con Sanità Service entro la fine del mese, una notizia che segna la fine di un vero e proprio incubo degli operatori interessati. I lavoratori furono assunti a tempo determinato in piena pandemia per svolgere le attività di pulitura e sanificatori presso gli ospedali e poi sono stati lasciati a casa ad emergenza esaurita. Con il ricorso presentato al Tribunale, i lavoratori hanno chiesto che venisse dichiarato nullo il bando del 7 febbraio 2020 con cui Sanità Service dava il via alle selezioni per l'assunzione di 40 unità lavorative a tempo indeterminato, impedendo la stabilizzazione lavorativa di coloro che erano stati assunti a tempo determinato e di cui i contratti non erano più stati rinnovati. 14 mesi di battaglia con decine di scioperi, presidi, ore e ore, come dire, sottratte alla famiglia per rivendicare un diritto sacrosanto che questi lavoratori hanno maturato, e oggi grazie alla costanza di questi lavoratori possiamo, come dire, festeggiare. Ci hanno restituito la dignità lavorativa e ci hanno sostenuto non solo dal punto di vista sindacale, ma in particolar modo dal punto di vista psicologico, perché è stata difficile. È stato un anno abbastanza intenso perché ci ha visto lottare dal punto di vista sindacale, siamo stati spesso sotto l'ASL di Taranto, spesso anche in Regione Puglia a rivendicare i nostri diritti. L'impegno della Regione Puglia, del Presidente Emiliano e il sottoscritto, tutte le azioni che ha fatto su questo tema le faceva perché era in raccordo come suo consigliere diretto con il Presidente. Il Presidente ha sempre creduto nella fondatezza di queste rivendicazioni dei lavoratori e finalmente, sebbene un po' in ritardo, ma arriviamo all'obiettivo raggiunto. E adesso ci spostiamo a Foggia, dove la Caritas diocesana ha avviato momenti di ascolto e confronto con il territorio per favorire la partecipazione dei Rom alla vita sociale. Nicola Saracino. Dalla parte dei bambini e delle bambine, diritti e inclusione scolastica dei bimbi Rom presenti negli insediamenti. È con questo titolo che la Caritas diocesana di Foggia Bovino ha avviato momenti di ascolto e confronto con il territorio per discutere delle criticità esistenti e individuare possibili soluzioni. Abbiamo proprio qui in Caritas, al centro di ascolto, noi abbiamo in carico 500 famiglie. Di cui adesso non le so dire esattamente il numero, ma la maggior parte sono mamme che vengono qui a chiedere prodotti e alimenti per neonati che noi forniamo e anche materiale scolastico. Gli incontri rientrano nel progetto PAR, ovvero Piani di Azione Regionali, sistemi di interventi pilota per la creazione di tavoli locali e network per favorire la partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica e economica del territorio. Le condizioni degli insediamenti sono spesso difficili e mancano cibo, acqua e vestiti per tutti. A ciò si aggiunge la difficoltà nell'ottenimento dei documenti da parte dei migranti, necessario allora intervenire per assicurare anche a loro condizioni dignitose per poter vivere. Andiamo adesso a Trani, dove è stato approvato il piano di zona di circa 18 milioni di euro per il triennio 2022-2024. Il piano riguarderà i servizi sociali dell'ambito Trani-Biceglie. Ce ne parla Massimo Pillera. Siamo particolarmente soddisfatti di tutto il grande lavoro che stiamo facendo con l'ambito di zona. Considerate che stiamo parlando di misure per le quali quotano 20 milioni di euro, che evidentemente vanno tutti a beneficio dei soggetti più fragili, più svantaggiati.
Tutto questo prevedendo peraltro servizi che sono sempre più innovativi, alcuni completamente nuovi, alcuni vengono implementati, servizi che per noi peraltro sono fondamentali. Penso all'assistenza specialistica, ma penso ad esempio al pronto intervento sociale, che ci aiuta veramente a gestire molto spesso i casi più difficili. I servizi andrà a potenziare i vecchi servizi che noi già svolgevamo nel corso del precedente triennio, ma a valle del periodo pandemico ci ha consegnato la verifica di tanti nuovi bisogni che i due territori di Trani e Bicegli hanno fatto emergere in questo lungo percorso di concertazione sul territorio. E quindi il mio ringraziamento va alle due amministrazioni comunali, a tutte le associazioni del terzo settore, alle organizzazioni sindacali, non ultimo anche la ASL e alla Regione, perché sono risorse importanti, parliamo di circa 18 milioni e 400 mila euro nel triennio. Un piano di zona ambizioso, siamo uno dei primissimi ambiti che approva il piano di zona nella Regione Puglia, quindi una grande soddisfazione per gli uffici di Trani e Bicegli, per i dirigenti, per il dirigente d'ambito e soprattutto un piano di zona che è stato coinvolgente. Presentata a Conversano, la prossima esposizione dedicata ad Antonio Ligabue, la mostra partirà il 25 marzo, promette di essere la più grande mai realizzata. Il servizio. Le tigri, i leoni, i galli, gli autoritratti e tutto lo spettacolare mondo di Antonio Ligabue riempiranno le sale del castello di Conversano a partire dal 25 marzo 2023. Questo l'annuncio ai giornalisti da parte dell'amministrazione conversanese grazie al sodalizio con il gruppo Artemisia. 60 opere saranno esposte nel polo museale di Conversano, la più grande personale nella storia per quella che è stata definita la più importante mostra in Puglia del 2023. È una mostra unica, è la prima volta che arriva in Puglia, quindi siamo davvero onorati di poter collaborare con la Fondazione Artemisia, che insieme a loro appunto stiamo mettendo su questo importante progetto. Ci aspettiamo un gran numero di visitatori, ci aspettiamo un grande pubblico e soprattutto un indotto importante all'interno della nostra città. Ci teniamo particolarmente affinché Conversano possa raggiungere sempre più alti livelli, soprattutto perché Conversano Città d'Arte possa dimostrare a tutto il territorio il suo valore, non soltanto nelle esposizioni, nelle sezioni di arte moderna e contemporanea, ma di tutto il polo museale. Allora, questa mostra avrà un grandissimo numero di opere di Ligabue, avremo una produzione che va proprio dai suoi esordi fino alle ultime opere, anche con capolavori come quello che vedete qui alle mie spalle, che raramente vengono prestati. Inoltre non saranno solo opere, ma ci saranno racconti biografici, oggetti appartenuti a lui, le serie televisive che sono state fatte, spezzoni dei film, quindi sarà un racconto, un viaggio nel mondo di Ligabue completo come finora non si è mai visto. E per questa edizione del TG Sera è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il tempo sull'Italia sarà ancora dominato da questo vasto campo anticiclonico che interessa l'Europa centro-occidentale e che di fatto blocca le perturbazioni atlantiche facendole scorrere verso nord. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra un'Italia comunque con un tempo asciutto, giusto qualche annuvolamento in transito ma comunque innocuo. Infatti osserviamo il tempo che ci aspetta nell'arco della giornata di venerdì, sarà un tempo stabile per lo più soleggiato, salvo un po' di nuvole basse che tenderanno ad addossarsi sul versante tirrenico tra la Liguria, la Toscana soprattutto, ma anche tra Campania e Calabria, nonché un po' di foschie e nuvole basse, anche qualche banco di nebbia lungo il corso del fiume Po, specie verso il Basso Veneto e sulle pianure comunque nordorientali. Temperature miti di giorno, clima non troppo freddo di notte. Per maggiori dettagli però continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.